L'aereo è in ritardo. A 4 anni dal suo ultimo album, Gianni Morandi torna con D'amore ed autore, un nuovo disco di inediti in cui sceglie di interpretare brani che hanno come filo conduttore l'amore. Questo nuovo lavoro arriva dopo un periodo molto intenso, iniziato prima con il tour e poi con il disco con Claudio Baglioni e proseguito con la fiction L'Isola di Pietro. Gianni, torni alla musica dopo il grande successo dell'Isola di Pietro, una fiction in cui sei stato protagonista, che raccontava insomma tante storie intriganti, ma soprattutto l'amore. Ci hai emozionato tantissimo, lo sai? Ma anch'io rivedendola ho avuto dei momenti di commozione. La storia della ragazzina mi ha intrigato. Dobbiamo fare luce su cosa siamo noi. Ti piace più recitare o cantare? Ma il mio lavoro è la musica. Sono sempre vissuto in mezzo alla musica. Poi ci sono state anche esperienze diverse, teatro, cinema, però io mi sento un cantante. Un progetto unico che porta la firma di grandi artisti della musica italiana. Il disco è stato anticipato dal singolo Dobbiamo fare luce, scritto da Luciano Ligabue. Oggi qui presenti il tuo nuovo album, e dopo 4 anni dall'ultimo, a 40 anni dal tuo primo, questo 4 ti porterà fortuna? A 40 anni dal primo? No, ancora di più di 40. Ma non lo so, io ho sempre cantato l'amore, in questo caso ci sono 8 autori, tra l'altro anche grandi interpreti, che hanno scritto per me in questa occasione. Insomma, ho sempre cantato l'amore, e cantarlo anche con le parole di, non so, di Levante, di Tommaso Paradiso, di Giuliano Sangiorgi, di Fossati, di Ermal Meta, è un piacere. Io poi sono un interprete e cerco di farle diventare mie queste canzoni. Il nuovo progetto musicale di Morandi sarà anche live nei più importanti palazzi dello sport italiani. Sarai qui anche in Puglia, a Bari, il 19 marzo. Sì, la festa del papà. Va bene. Il 19 marzo sarò a Bari e sarà veramente un piacere, perché quando si presentano canzoni nuove, poi non si vede l'ora di cantarle davanti al pubblico, perché quello poi è il momento della verità. Uno capisce se piacciono come quelle di una volta oppure se piacciono meno. Quindi sono curioso di partire in tournée. Ciò che penso te lo scrivo e poi mi trovo ancora a suonarti sotto casa. Ti piace la Puglia? Io l'amo. Io poi d'estate ogni anno vengo in Salento, un po' più giù, e poi comunque conosco bene Radio Norba, ci siamo visti in tante occasioni, in tanti battiti. Su cosa siamo noi? Tornerà all'Isola di Pietro? Faremo la seconda serie, adesso però pensiamo a cantare. In bocca al lupo, Gianni. Viva il lupo!